Oggi vi annuncio una brutta notizia. Purtroppo molti non ci hanno voluto credere, i media non ne hanno parlato, l'altro giorno c'è stata l'eclissi lunare e a causa dell'eclissi si sono avvicinati i raggi cosmici alla Terra e a causa di questo dovevate tenere il cellulare o comunque tutti i dispositivi elettronici lontani dal vostro corpo. Purtroppo molti non ci hanno voluto credere e ne hanno subito le conseguenze. Ora purtroppo vi andrò a parlare di quante persone sono morte. Non è morto nessuno. L'unica cosa che è morto è quel briciolo di intelligenza che era rimasto al popolo, alle persone. Perché c'è una notizia che vuoi non vuoi ne dovrebbero parlare i media, quindi i telegiornali. Studio aperto per dire, per esempio, ho fatto i peggio servizi. Ne avrebbe parlato anche se si fosse trattato di una cosa stupida, cioè il 21 dicembre 2012 se ne è parlato tantissimo, ne hanno parlato dai giornali, ne hanno parlato pure documentari, hanno fatto libri, tutte cose, quindi si è trattato di una stupidaggine, infatti di fatti siamo ancora qua tutti. E quindi questa notizia era chiaramente una bufala, cioè poi le migliori bufale si girano tramite WhatsApp. Ora vi andrò a leggere il messaggio. Stasera tra le 0:30 e le 3:30 non dimenticarti di spegnere il telefono, il cellulare, il tablet. Cioè già il telefono e il cellulare è uguale la cosa, perché ormai comunque c'è il telefono fisso, cioè, il telefono e il cellulare è un sinonimo comunque. E di metterlo lontano dal tuo corpo. La TV di Singapore ha annunciato questa notizia. Certo, la TV di Singapore è una grande emittente televisiva internazionale. Per favore, dillo alla tua famiglia e ai tuoi amici. Stasera, dalle mezzanotte alle 3:30, il nostro pianeta sarà con una radiazione molto alta. I raggi cosmici passeranno vicino alla Terra. Quindi, per favore, spegni il cellulare. Non lasciare vicino il dispositivo. Può causare danni terribili. Se non ci credi, puoi controllare su Google e NASA BBC News. Invia questo messaggio alle persone che ami. Era evidente la stronzata, però tra gli universi e le galassie sconosciute ci sono 5 stelle che credono alle scie chimiche. Quindi, detto questo, chiudo il video. Mi raccomando, quando vi capita una cosa del genere, non giratela, prima informatevi su chi è la fonte. Poi c'è un sito che si chiama Bufale un tanto al chilo, che lì appunto vanno a smascherare tutte queste falsità. Un saluto e alla prossima. Mi raccomando, mi piace o non mi piace, fate la vostra scelta.